Bentornati con Super Mario Galaxy. Io sono da FDL. L'ultima volta siamo andati nel bagno. E oggi credo che andremo nella cucina, dove dovrebbero attenderci forse tre galassie. Non mi ricordo esattamente. Ma vediamo subito. Ok, andiamo nella cucina salendo di qua. Facciamo la strada che vuole il gioco. Quella vita lì non mi serve, la ignoro. E entriamo nella cucina. Yes. Sentite che odore di biscotti appena sfornati. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Galassia Spettro. Sì, no. No, ci sono solo due comete anche qua. Perfetto, perché queste tre sono completate. Sì, ci sono solo due comete. Una è nella galassia... Oh no. Questa. Vabbè, anche questa, non è che scherza. Ma questa. Oh my god. Vabbè, andiamo a farla. Vai in questa galassia. Arriva la cometa viola, ok. E monete viola nello spazio. Sì, perché sono tutte nello spazio le monete viola in realtà, però vabbè. Sì, è quella che mi ricordavo. Ci sono alcuni casi in cui il gioco vi mette più di 100 monete viola in giro, ma comunque vi richiede di prenderne 100. Ok, andiamo a caso, andiamo a caso. Andiamo completamente a caso qua. Ok, yes, evitiamo le mine magari, Mario. Che ne dici? Che ne dici, yes, evitiamo le mine? Non è una buona idea? Ok, yes. Dato che ci siamo, prendiamo anche questo, visto che tanto siamo a buon punto. In before, per aver preso il fungo, verrò punito severamente. Ok. Yes, oh my god. Quello. Yes. Ho 5 secondi per prendere la stella. Vediamo di riuscirci. Yes! Oh my god! Yes! Che fatica! Abbiamo preso la stella. Galassia completata e astroschiegge. Stavolta c'erano le astroschiegge, non in quella stella che si chiamava, cos'era, monete viola e astroschiegge, ma non c'era mezza astroschieggia. Vabbè. Ok, uff. Andiamo all'altra galassia, se è comparsa. Ok, perfetto. Questa è un'altra galassia tipo la galassia Dolce Miele, in cui bisogna andare in giro a cercarle le monete viola. Ed è parecchio infame questa galassia. Per un piccolo motivo che vedrete. Andiamo in questa galassia. Sì, arriva la cometa viola, ok. E monete viola sulle rive scintillanti. Perfetto. Non mi ricordo se ci sono monete viola anche sott'acqua. Vabbè, in caso ve lo farò vedere comunque. Queste monete viola qua sull'albero. Evitando di cadere dall'albero. Sono forse più lunghe, ma più semplici di quelle della galassia Dolce Miele. O Dolce Ape, non mi ricordo co mai come si chiama. Ok, perfetto. Ci sono tutte queste sui moli galleggianti. Questa di qua, perfetto. E queste qua. Tra poco completano il giro. Ok, lancia il guscio, non ti serve adesso. Ok. E
questa è l'ultima qua fuori. Questa liana, che praticamente serve per fare un po' Tarzan. Nel senso, bisogna fare Tarzan per prendere queste monete viola e anche quelle sopra. Per prendere quelle sopra forse è più semplice che prendere quelle sotto. Non avevo visto questa qua sul pinguino. No, non funziona sta cosa in Galaxy. Funziona in... credo che funzioni da 3D World. Ci sono queste. Ecco, avete già visto. Avete già visto. Ok, perfetto. Ah, già che bisogna premere A per nuotare qua. Ok, ci sono anche queste. Perfetto. Qua giù ce n'è una. Qua due. Ok, a questo punto penso che ce ne sia qualcuna sott'acqua. Prendiamo l'altalena. Ok, bisogna lanciarsi al massimo con l'altalena e poi fare... Oh my god, questo. Perfetto. Oh my god, tento continuamente di fare quel salto, ma in Galaxy non si può, eh. Tento continuamente di farlo, eh. È una cosa bestiale. Molla. Yes. Vi mancava Mario Molla, eh. Vi mancava? A me no, per niente. Specialmente la sua incontrollabilità non mi mancava per niente. Prendi la moneta. Ok, perfetto. No, no, Mario, 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 non far... No, Mario! No, 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 Mario, Mario, Mario. Ok, ci sono queste due, quella là soprattutto. Oh my god, non cadere. Prendi quella, perfetto. Questa e quest'altra, ok. Comunque dobbiamo riprendere Mario Molla. E andare qua sopra. Fantastico, non chiedevo altro, eh. Non chiedevo altro che prendere delle monete abbastanza infami con Mario Molla. Allora, quello che voglio fare è andare in alto. Prendere queste. Quelle sulla palma, ok. No, Mario, non cadere dalla palma. Yes, quest'ultima. Per forza la molla dovevate farmi usare. Per forza, eh. Sì. Vabbè, 87, 88, 89 e 90 queste. Poi ci sono quelle due qua. Ok, 93, 94. Ok, yes. Togliamoci subito, immediatamente la molla. Ok, una è qua, 96, 97. Ok, presa. 99. Eccola lì, la vedo. La centesima. È la centesima. Prendiamola. Prendila, Mario. Yes. Yes. Ce l'ho fatta senza morire. Ce l'ho fatta senza morire. Yes. È un gran traguardo. È un gran traguardo. Oggi è un grande giorno. Oggi è un grande giorno. Abbiamo preso una stella odiosa. Senza morire. Yes. Dov'è comparsa la stella? Là. Perfetto. Ok. Ok. E vai. Presa la stella. Fuck Mario Molla. E vai. Monete viola sulle rive scintillanti. Galassia completata. Ottenute astroschiegge e salviamo il gioco. Perfetto. E torniamo da Rosalinda. Torniamo da Rosalinda. Sperando di non cadere. Non cadere Mario, perfetto. Ok. Wow. Io adoro il velluto di queste poltrone. Davvero, è fatto davvero benissimo per essere un gioco Wii. Vabbè, parliamo con Rosalinda. Vuoi andare al centro dell'universo? Aspetta, no, non voglio andarci. Ok, perfetto. Sì, dovremmo rifarlo il boss finale, comunque. Guardiamo bene la mappa. Anche se vedo già che la cucina... Sì, è completa la cucina, è completa la terrazza, completo il bagno. Mancano camera, sala motori e attico. E poi avremo finito... Avremo finito e mancherà solo da rifare il boss finale.
E poi un'altra cosa che compare, o forse è già comparsa? No, non è ancora comparsa. Un'altra cosa che compare una volta prese tutte le 120 stelle di questo gioco. Vabbè, mettiamo a posto la telecamera come al solito. Mettiamola a posto, ok, perfetto. E quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Super Mario Galaxy, dove andremo nella camera da letto. Ciao! Nei fail precedenti. Occhio ai rimbalzi, davvero. Non andate troppo a caso, andate più che altro con calma. State anche attenti perché ci sono delle astroschiegge viola che si possono confondere benissimo per delle monete. Ah, non mi ricordavo che fosse così poco il tempo. Oh my god. E allora, subito, in fretta. Vabbè, sono morto. Occhio al tempo. Non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Ok, il tempo è infame, molto infame. Il consiglio che vi do è andare un po' a caso nelle zone dove ci sono le monete e farvi lanciare bene dalle stelle manina. Occhio alle bombe perché se cadete è la fine. Yes! No, 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 no. Adesso non morire, Mario, Prendi la stella! Non ce la faccio, è come prima. È come prima. È come prima. Ho perso di nuovo. Ah, sono morto così. Fantastico. Occhio ai salsicciotti perché, a parte farvi rimbalzare in giro, sono comunque un problema. Perché vi fanno anche perdere tempo. La vita, perfetto, così non facciamo game over. Non ce la faccio, non ce la faccio. No, è impossibile. No, la mina. Sono morto, se l'avete notato, sia per il tempo che perché ho perso tutta l'energia. Fantastico.